Grazie ai colleghi dell'ufficio formazione, grazie a tutti i relatori e buongiorno ai partecipanti. Sono Simona Elmo, Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Europei dell'IFEL, coordinatrice del progetto SIBATER. Il webinar di oggi è il primo di due webinar organizzati da IFEL sullo strumento del microcredito. A breve pubblicheremo la data del secondo. La nostra esigenza di approfondimento e divulgazione che proponiamo oggi nasce da un lato da una ricerca realizzata da IFEL con Borgomeo & Co., di cui è rappresentante oggi il dottor Nunzio Pagano, e dall'esperienza in corso di realizzazione nell'ambito del progetto SIBATER, supporto istituzionale all'attuazione della Banca delle Terre, a titolarità ANCI, con il supporto tecnico appunto dell'IFEL. Sulla base di un fabbisogno rilevato diffusamente in territorio, aree urbane periferiche che scontano forti fragilità in termini di carenze di infrastrutture e di servizi ed esposte a spopolamento, ovvero l'esigenza di sostenere imprenditorialità su quei territori, imprenditorialità che in quanto praticata in contesti fragili, appunto, per essere sostenibile economicamente nel tempo, deve presentare caratteristiche peculiari, soprattutto in termini di innovazione e multifunzionalità. L'attuazione della Banca delle Terre Comunali, che è l'oggetto del progetto SIBATER, per esempio, riguarda il recupero d'uso produttivo e la valorizzazione di patrimonio pubblico o privato inutilizzato, abbandonato, spesso sul lungo tempo, da lungo tempo presente sul territorio comunale. Si tratta di beni che si possono connotare come beni comuni, ma che spesso sono inutilizzati o abbandonati perché presentano delle peculiarità o si trovano in contesti territoriali per cui farne oggetto di attività imprenditoriali presenta delle criticità. Uno degli obiettivi principali di SIBATER con la Banca delle Terre Comunali è la generazione di progetti di valorizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche dal punto di vista economico-finanziario. Lo scopo è quello di creare opportunità di reddito e occupazione per i giovani, opportunità di crescita per il territorio e erogazione di servizi per le comunità locali. Per realizzare questo obiettivo occorre sostenere i territori. Una volta operata la ricognizione con i comuni dei beni inutilizzati, occorre stimolare nel territorio la presentazione al comune di progetti di valorizzazione sostenibili, validi, sostenendo il comune nella facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta. In che modo? Attraverso l'ingaggio degli attori rilevanti del partenariato economico-sociale e individuando le risorse anche finanziarie, ma non solo, emergerà dagli interventi di oggi a sostegno delle iniziative imprenditoriali proposte. Il microcredito può essere uno di questi strumenti, soprattutto inserito in territori e luoghi che scontano, come quelli a cui finora ho pensato, fragilità e criticità, e dove la riqualificazione fisica non è evidentemente di per sé sufficiente a generare sviluppo locale e a frenare i fenomeni dello spopolamento. Con i relatori del webinar di oggi, proponiamo una riflessione sul ruolo dello strumento del microcredito proprio nelle strategie di sviluppo locale promosse dalle amministrazioni comunali. E in particolare, in che modo il microcredito, strumenti analoghi anche innovativi di sostegno alla microimpresa, possono rappresentare degli strumenti di sostegno alle strategie comunali e allo sviluppo locale, ma anche quale ruolo possono giocare i comuni nell'attivazione di queste opportunità e di questi strumenti. I nostri relatori, Nunzio Pagano è partner di Borgomeo & Co., una società specializzata in servizi di sostegno a processi di sviluppo di impresa e dei territori. Illustrerà e commenterà i risultati della ricerca realizzata con IFEL, dove, dopo aver esaminato esperienze di microcredito realizzate da comuni italiani, è stata predisposta una guida che vuole orientare appunto i comuni nella creazione di progetti di microcredito, con un focus sulle relazioni tra comuni e sistema del credito.
Il professor Giuseppe Torluccio è professore ordinario di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Bologna e membro del consiglio direttivo della Fondazione Grameen, che è un centro di competenza che sostiene la promozione del microcredito e del social business. È un'organizzazione no profit, fornisce servizi di accompagnamento tecnico anche ai territori. La mission è quella di favorire l'inclusione socio-economica non solo dei soggetti non bancabili, ma in generale a chi vive in condizioni di vulnerabilità. Così leggiamo nella presentazione della fondazione, ma ci dirà meglio il professor Torluccio. Elena Torri è responsabile del progetto Creare, promosso dai CRUDI Unipol, ovvero i consigli regionali composti dai rappresentanti delle organizzazioni regionali del mondo del lavoro, delle piccole e medie imprese e della cooperazione. Il progetto Creare persegue l'obiettivo di mettere in campo percorsi e metodi di lavoro utilizzabili per sostenere amministrazioni e comunità locali nella realizzazione di strategie condivise di sviluppo nelle aree interne del paese. Gianluigi Granero, direttore dell'area promozione Workers Buyout di Coop Fond, il fondo mutualistico di Legacoop, senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di promuovere e sviluppare nuove imprese. CRUDI Unipol con Creare e Coop Fond con Legacoop, in particolare, sono partners importanti della rete di partenariato Sibater, che ad oggi conta ben 35 componenti. E con le loro attività sul territorio stanno sperimentando strumenti di sostegno anche finanziario, ma non solo, per iniziative di microimprenditorialità, spesso giovanili in aree fragili. Apre il webinar il dottor Nunzio Pagano con un inquadramento dello strumento e alcune valutazioni originate dalla ricerca. Eccomi qui. Grazie per l'invito. Io ho predisposto delle slide che consentiranno di riassumere le cose che voglio dire nei 15, massimo 20 minuti che mi sono stati accordati. Quindi direi di cominciare subito. Il tema del microcredito diciamo abbastanza ampio. È stato ricordato che ci sarà una seconda occasione per approfondire in dettaglio tutta una serie di questioni. Io oggi mi vorrei concentrare su tre punti che sono questi indicati nella slide, cioè un modello generale di microcredito che possiamo diciamo illustrare, condividere, discutere, eccetera. L'applicazione di questi modelli al caso delle amministrazioni comunali e poi alcuni rapidi approfondimenti su quello che è stato ricordato essere lo studio che abbiamo fatto su 88 esperienze comunali in ambito microcredito. La prima, diciamo, la prima slide che vi mostro, insomma, presenta un po' la nostra società. Noi dal 2005 ci occupiamo di elaborare un rapporto annuale. Il 2005 non è un anno casuale, è l'anno in cui loro hanno dichiarato essere il microcredito, per il microcredito l'anno internazionale, promuovendo questo strumento e chiedendo agli stati di attivare iniziative specifiche proprio per la finalizzata a questa promozione. A breve sarà pubblicato il nostro 15° rapporto che riguarda i dati del 2020. Permettetemi un piccolo spot: questa è la copertina del libro che uscirà tra pochi giorni. Vi lascio anche un riferimento, un indirizzo email per qualche interesse di approfondimento specifico. Ora, diciamo, il tema del microcredito diciamo, è un tema un po' complesso, come dicevo. Per cercare di chiarirlo nel miglior modo possibile, rapidamente vediamo come funziona un meccanismo ordinario con cui un cliente cerca di ottenere un finanziamento, un prestito. E il punto è, come ben sapete, che la banca,
Per concedere il prestito ha bisogno di due rassicurazioni, uno sul merito di credito del cliente e l'altro sulle garanzie che può dare. Il merito di credito è una valutazione che riguarda quindi la persona, il soggetto che chiede il prestito e quindi riguarda la capacità di rimborsare il finanziamento. La banca quindi fa una valutazione sulla situazione economica complessiva della persona. In molti casi la risposta è negativa, per esempio quando c'è una situazione di sovraindebitamento di questo richiedente. Il tema invece delle garanzie, che poi sì, insomma, dal punto di vista pratico possono essere articolate in garanzie personali o garanzie reali. Il tema delle garanzie riguarda, diciamo così, una sorta di assicurazione della banca sul fatto che poi il cliente restituirà effettivamente, perché al di là della capacità di rimborsare, poi c'è anche un problema di, come dire, volontà di rimborsare. Se si verificano queste condizioni, il nostro cliente, il nostro soggetto, viene dichiarato bancabile dalla banca. Il problema nasce quando queste condizioni non si verificano. E quindi parliamo dei soggetti non bancabili. Allora, per i soggetti non bancabili, quindi a cui mancano una o tutte e due le condizioni di poc'anzi, dobbiamo fare un passo indietro e risalire a questo libro pubblicato ormai più di 30-35 anni fa dal professor Ionusso. In questo libro lui raccontava la sua esperienza, adesso non la farò molto lunga perché tra l'altro ho visto che dopo interverrà il professor Tolucci che della Grameen Bank sa molte più informazioni di quelle che posso avere io, però vi dico che la sua esperienza riguardava un territorio molto particolare, lo stato dell'India, in particolare il Bangladesh, e in particolare l'esperienza riguardava poi il target dei soggetti poveri. Quindi queste sono le sue considerazioni che ho estratto da quel libro che vi dicevo. E la cosa più significativa forse è questa ultima. Tra virgolette, ho visto come operavano le banche nel mondo e ho deciso di fare esattamente l'opposto. Quindi, se vi ricordate il meccanismo che prima riassumevo riguardo ai soggetti bancabili, ecco, Yunus proponeva di fare esattamente il contrario. Ma che cosa ha fatto quindi? Negli anni 70 ha lanciato un progetto pilota, e poi si è esteso anche in altre regioni del Bangladesh, ha considerato come target principale le donne, in quanto secondo Yunus, se il denaro è affidato a una donna, il prestito risulta più sicuro. E quindi ha avviato questa esperienza, un'esperienza importante perché gli è stato dato il premio Nobel per la pace. Tra l'altro, la pace in questi giorni è sotto minaccia, quindi insomma fa bene ricordarla come strumento che aiuta poi anche la crescita e lo sviluppo, al contrario della guerra. E la motivazione era proprio questa, cioè che partendo dal basso, con la sua iniziativa, è riuscito col microcredito a promuovere democrazia, diritti umani, eccetera, eccetera. Tutto questo funziona appunto con riferimento a situazioni di povertà, se non di estrema povertà, ma nei nostri paesi, nei paesi diciamo cosiddetti sviluppati, che significa microcredito? E questo un po' è diciamo, il primo focus che volevo con voi approfondire. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa, che nel glossario dei termini finanziari non c'è la definizione di microcredito. Perfino il testo unico bancario, parlando di microcredito, riesce a fare tutta una descrizione, ma non c'è una frase, un comma, un articolo in cui si dice microcredito è questa cosa. E noi diciamo che al di là della definizione, che può essere quella di microcredito, ci ricordiamo il meccanismo per i soggetti bancabili e quindi diciamo che il microcredito, comunque lo vogliamo definire, deve essere utilizzato dai soggetti non bancabili, perché quelli bancabili dovrebbero trovare questo percorso.
E un'altra considerazione da fare, sempre lamentando la non definizione di microcredito, è che si fa molta confusione fra importi di credito di piccolo importo e microcredito. Non sono la stessa cosa. Il piccolo importo vale sempre può valere la formula per i soggetti bancabili. Come vedete, ho scritto concessione del prestito di qualunque entità. Non c'è una dimensione. Il meccanismo è sempre lo stesso: merito di credito e garanzie, qualunque sia l'entità. Ahimè, il legislatore, tra l'altro con l'ultima legge di bilancio di dicembre scorso, è intervenuto nella definizione delle caratteristiche del microcredito e addirittura è stato elevato il livello a 75.000 euro, se non oltre. Secondo me, confondendo lo strumento del microcredito con la possibilità di accedere a prestiti di entità maggiore. Io penso che questa differenza crei moltissima confusione, moltissimi problemi pratici. Vediamo che vuol dire quindi per i soggetti non bancabili un uso corretto quindi dello strumento microcredito, almeno nella nostra valutazione. Se si utilizza il microcredito, allora vuol dire che i due soggetti, il cliente che chiede alla banca un prestito, per esempio, l'intermediazione deve essere mediata da una cosa che noi chiamiamo programma di microcredito. Quindi, a differenza dei soggetti bancabili, non è il cliente che deve dare garanzie e merito di credito, ma dovrebbe essere il programma di microcredito. E allora vediamo più da vicino che cos'è il programma di microcredito. Il programma di microcredito è banalmente un'iniziativa concordata da diversi soggetti a vantaggio di un target prestabilito di beneficiari. Prima nell'introduzione Simona ricordava l'esperienza che abbiamo fatto di studio di 88 iniziative comunali per promuovere il microcredito. Ecco, 88 programmi di microcredito promossi da amministrazione che in partenariato con altri soggetti del territorio, evidentemente, hanno portato avanti un programma di microcredito che poi, se ha funzionato bene, ha prodotto la concessione dei prestiti da parte della banca, senza il ricorso alla valutazione del merito di credito e senza il ricorso a garanzie, almeno questo in linea, diciamo, generale di principio. Per fare questo, noi abbiamo bisogno di, per consentire a chi volesse avviarsi un percorso per definire un programma di microcredito, dobbiamo provare a utilizzare un modello, visto che ci sono ormai tantissime esperienze. Noi, quando ricordavo nel 2005, abbiamo cominciato a studiare il microcredito in Italia, ci siamo accorti che non c'era nessun modello di riferimento. Ogni organizzazione, ogni territorio, ogni banca, ogni struttura seguiva come modello la propria esperienza, senza alcuna condivisione o confronto con altre, per cui noi nel primo anno ci troviamo di fronte a un panorama, diciamo così, una completa macedonia di modalità di intervento, eccetera. Abbiamo adottato questo modello che adesso vi mostro per cercare di avere, insomma, una lente per leggere le singole esperienze nel un nuovo rapporto, raccontiamo 146 esperienze di microcredito in Italia, e grazie a questo modello riusciamo a confrontarle e a mostrare, diciamo, gli elementi comuni, gli elementi peculiari di differenza. Come vedete, questo modello presuppone un promotore, nel caso delle iniziative comunali, è evidentemente l'amministrazione. La garanzia che dicevamo prima, che la banca chiede al cliente, viene offerta da una struttura diversa dal cliente, che qui chiamiamo beneficiario. Il finanziatore
in relazione col promotore e riceve la garanzia da questo soggetto garante, procede al prestito. Il promotore poi deve organizzare, secondo il dettato dell'articolo 111 del terzo unico bancario, una serie di servizi non finanziari, diciamo servizi tecnici per intenderci, a beneficio del soggetto richiedente. E anche questa è una partita molto complicata perché la norma non dà particolari condizioni, quindi poi in pratica si sono sviluppate tantissime modalità, in alcuni casi utili, in alcuni casi totalmente inutili. E quindi puntando a rispettare il dettato normativo, ma senza incidere assolutamente sulla possibilità, insomma, di aiutare il beneficiario, sia nella fase che precede la concessione del prestito, sia nella fase successiva, cioè nella fase della restituzione col piano di ammortamento delle rate. E con questo meccanismo, con questo sistema, modello di analisi, noi abbiamo negli anni potuto analizzare in Italia una serie di ormai che conta 15 anni, come vedete, il numero dei prestiti dal 2004, che è stato il primo anno che abbiamo esaminato, ad oggi è cresciuto quasi ininterrottamente, con una lievissima flessione nel 2018. Questo quanto al numero di prestiti, e in quanto all'entità globale dei prestiti, come vedete, se sono con il 2000 20, che è l'ultimo anno che abbiamo esaminato, abbiamo superato i 2,4 miliardi di euro. Anche qui con una crescita costante, salvo questa piccola riduzione tra il 17 e il 18. Quindi diciamo, lo strumento microcredito viene costantemente ormai attuato appunto da 15 anni, e dobbiamo adesso cercare di capire più in dettaglio chi sono, rispetto al nostro modello, chi sono diciamo, nella pratica, le caselle, che impersonifica le caselle che vediamo qui intorno. Per esempio, chi sono i promotori? Allora, in questa slide si vede che i promotori sono diversi soggetti, come vedete. Adesso provo ad accelerare perché vedo che il tempo sta scemando. Chi sono i percipienti? Anche qui ci sono famiglie, ci sono gruppi di persone, ci sono imprese, start-up e quant'altro. Chi sono i finanziatori? Perché anche questo è un tema. La parte da loro la fa il sistema bancario. Sono pochissimi i casi in cui non è il sistema bancario a fare i prestiti, ma sono altri soggetti. Per le amministrazioni comunali può essere interessante vedere che a livello comunale il numero di programmi è indicato in questo primo gruppetto. Se si guarda i prezzi si riduce moltissimo l'incidenza, e se riguarda ai valori ancora meno. Vuol dire che i programmi comunali sono capaci di produrre pochi prestiti di entità veramente modeste, quindi ci sarebbe moltissimo da lavorare in questo campo. Come fanno i comuni che noi abbiamo analizzato a lavorare in tema di microcredito? Hanno due modalità: una promozione indiretta, cioè promuovono l'iniziativa, danno il patrocinio, però poi l'attività concreta viene sviluppata da altri soggetti. Più interessante invece quando, oltre alla promozione diretta, si fa carico di alcune attività, di alcuni servizi, che adesso vedremo in dettaglio. Quindi il 16% dei casi che abbiamo visto sono promozione indiretta, la prima, l'84% invece con altri servizi. E quali sono queste diverse modalità? Allora, una prima quota in cui l'amministrazione si fa carico dei servizi non finanziari, quelli che dicevamo prima, assistenza a compilare la domanda, assistenza a predisporre i moduli per la banca e quant'altro. In qualche caso
piccoli, i comuni addirittura curano anche la concessione dei prestiti. Sono i casi in cui in realtà poi le iniziative finiscono subito perché manca la materia prima da distribuire. Una quota più rilevante è quando il comune invece si fa carico della garanzia e dei servizi. Una piccola quota sono i casi in cui, oltre ai servizi e alla garanzia, i comuni aggiungono un po' di risorse per coprire la quota di interesse che la banca chiede per la concessione dei prestiti. Mi avvio alla conclusione con una slide importante. Nel caso delle amministrazioni comunali, per esempio, nel filone microcredito welfare, quindi quello destinato alle famiglie, come vedete che quando c'è l'impegno delle risorse finanziarie comunali, il numero dei prestiti si riduce rispetto a quando non c'è l'impegno di risorse finanziarie. In questo caso, quindi, evidentemente i prestiti sono fatti dalle banche. Quando interviene invece l'impegno diretto del comune, i risultati sono necessariamente più contenuti. Se invece guardiamo il caso dei progetti non welfare, quindi quelli che hanno a che fare col sistema produttivo, quindi imprese, piccole imprese e quant'altro, vediamo che senza ruoli operativi si riesce a ottenere 671 prestiti rispetto al totale e man mano che aumentano i ruoli invece i numeri diventano sempre più contenuti. Un'ultimissima slide riguarda il fatto di considerare. Oh, sono saltato, di considerare, questo è un suggerimento naturalmente, ma abbiamo visto che statisticamente quando c'è una sola amministrazione coinvolta, 60 casi su 88, è il 68%, però il numero dei prestiti diventa il 56% e i soldi alla fine prestati sono il 24%. Se invece si uniscono più amministrazioni, i casi sono minori, però il numero dei prestiti sale. E l'entità dei prestiti cresce moltissimo. Grazie, dottor Io Pagano. forse ho Sì, sforato che. grazie, dottor Pagano. Sì, ho finito. Comunque, Vi ringrazio. grazie per questo inquadramento introduttivo. Poi avremo modo di approfondire con le risposte alle domande o soffermandoci dopo su alcune valutazioni. Finiamo il giro di tavolo prima. Do la parola al Benissimo. professor Torluccio, invertendo un attimo l'ordine degli interventi e anche approfittando di un commento che è arrivato da un tutor di microcredito che ha proposto di prendere in gestione enti del terzo settore e chiede se il modello fosse replicabile anche con beneficiari enti del terzo settore. Professore, anche rispetto al lavoro che stiamo realizzando anche con Elena Torri e con Gianluigi Granero sui territori col progetto Sibater, le dico che questo aspetto ovviamente di inclusione sociale, di coesione, di portare elementi di coesione anche attraverso lo strumento del microcredito ci interessa molto e la mission della Fondazione Grameen è molto chiara in questo senso e ci potrà dire qualcosa in merito. Grazie, professore. Buongiorno a tutti. L'occasione oggi è utile per approfondire sia gli aspetti del microcredito sia gli aspetti del social business, che sono due elementi che in molti casi lavorano assieme. Tenendo conto di alcune tipicità dell'incontro di oggi, che si focalizza anche sull'aspetto dello spopolamento di alcune aree, eccetera, abbiamo pensato di fare una presentazione che riprendesse i temi del microcredito e del social business e andasse anche a caratterizzarsi per alcune esperienze che sono state fatte su aree interne, aree appenniniche, dove sono stati combinati questi due strumenti. Sul microcredito alcune cose sono già state dette prima con precisione. Aggiungerei qualche elemento di dettaglio, nel senso che il legame tra la Fondazione Grameen e Yunus è nativa, è stata costituita da Yunus e quindi il modello di microcredito che viene proposto dalla Fondazione Grameen si basa su un'attività precedente all'erogazione del prestito e anche successiva, quindi l'idea di come poter seguire i beneficiari sia nella fase di costruzione dell'idea imprenditoriale e sia nella successiva fase di utilizzo dei fondi messi a disposizione.
L'elemento chiave, che è stato in parte richiamato anche prima, riguarda non tanto la dimensione del prestito, che è di piccola dimensione, ma di tutte le attività che stanno attorno all'aspetto finanziario. Nel senso che lo strumento finanziario microcredito, che prevede importi che possono raggiungere anche i 40.000 euro, rimanendo alla definizione stringente del microcredito, è solo un elemento di un mosaico molto più complicato. E la Fondazione Gramin, come altri soggetti, si propongono di costruire dei percorsi che aiutano le persone che non sono bancabili per varie ragioni, in alcuni casi ci sono anche problemi di inclusione sociale, le aiutano a costruire un percorso dove, oltre a capire quali possono essere le proprie potenzialità, le mettono anche a frutto in un progetto di impresa, ossia ci preoccupiamo di una forma di microcredito che è il cosiddetto microcredito imprenditoriale, quindi non quello sociale, per usare un'espressione un po' brutale, necessaria per pagare le bollette o altre esigenze congiunturali delle famiglie. Tema comunque importante, ma che è differente dal microcredito imprenditoriale. Il microcredito imprenditoriale, infatti, nasce da un progetto che è stato descritto prima, e bisogna aiutare le persone a costruire un progetto attinente alle loro capacità e alle loro aspirazioni. Perché altrimenti l'erogazione del finanziamento si perde in mille rivoli o in mille difficoltà che generalmente caratterizzano soprattutto l'avvio di attività imprenditoriali. E quindi questi percorsi la Fondazione Gramin li costruisce con gruppi di 20-30 possibili beneficiari che durante il percorso di formazione, alcuni sono più interessati a questi temi, altri invece preferiscono altre forme di impiego, esempio un lavoro dipendente. E quindi queste persone vengono accompagnate nel costruire un progetto di piccola impresa, di piccola attività, negozio di vestiti, negozio di fiori, negozi di alimentari, attività di vendita al dettaglio, pizzerie, dove questi soggetti possono mettere a frutto le loro capacità e le loro aspirazioni. Quindi è un percorso ben più complicato rispetto a un microfinanziamento o un credito al consumo, che si caratterizza generalmente per la piccola dimensione. Possono esserci vari modi con i quali realizzare questo obiettivo. L'idea di Yunus si basa sul concetto di gruppo, ossia 3, 4, ma meglio ancora 5 prenditori di fondi, quindi 5 persone che hanno iniziato anche in momenti temporali differenti l'iniziativa del microcredito, si possono incontrare periodicamente per condividere le proprie esperienze. Questo è un elemento importante perché il gruppo riesce a compensare quelle difficoltà che ci sono nell'avvio di tutte le attività imprenditoriali e quindi gli altri elementi del gruppo, pur non subentrando nel rimborso del prestito di ogni individuo del gruppo, costruiscono una rete che fa da supporto allo sviluppo delle attività di impresa. E questo è un elemento assai utile perché consente di ridurre drasticamente le probabilità di insuccesso. Tenete conto che qui parliamo di persone che generalmente provengono già da situazioni difficili e illuderle con un finanziamento che poi viene sciupato perché il progetto non si realizza, ha un effetto ancora più devastante rispetto a persone che nella vita sono già riuscite a dimostrare qualcosa a se stesse. Quindi questo percorso va seguito con grande attenzione, soprattutto nelle comunità piccole, perché in questo caso l'impatto è ancora più forte. Esistono vari elementi però per andare a rafforzare la tenuta del progetto, perché come abbiamo detto prima, come descriveva anche il dottor Pagano, cioè qui non ci sono garanzie reali, non ci sono immobili, non ci sono firme di parenti, genitori, zii che mettono a disposizione dei fondi per garantire la banca che eroga il finanziamento. E quindi è necessario sviluppare anche delle competenze specifiche ed è per questo che ci piaceva in questo caso parlare di un modello di social farm, quindi di modelli dove il microcredito si innesta in una componente sociale di un imprenditore sociale, esempio di tipo agricolo, che è in grado di trasferire a queste persone, nella fase precedente al finanziamento per il microcredito, le competenze necessarie per realizzare poi un'attività di impresa. Perché dare fondi a persone che poi non sono in grado di gestire le attività di impresa, anche minime, li si mette in difficoltà perché oltre alle difficoltà precedenti sentono anche il peso del rimborso del prestito. E quindi in alcune aree interne, tra queste abbiamo citato quella di Lizzano, abbiamo sviluppato un progetto con dei fondi europei dove abbiamo coinvolto degli imprenditori sociali in ambito agricolo che hanno accompagnato delle persone, quindi possiamo scorro io la slide.
hanno accompagnato delle persone che poi sono in grado di poter far partire un'iniziativa autonoma rispetto a quella iniziale, grazie al supporto del microcredito. C'è una modalità dove, per così dire, la formazione necessaria alle competenze richieste per lo sviluppo di un'attività agricola vengono fornite da imprenditori sociali che quindi hanno un accesso al mercato, hanno una conoscenza delle tecnicalità di questo particolare lavoro. Una volta che queste persone hanno acquisito, per così dire, un mestiere, con il microcredito riescono a far partire una loro iniziativa che va a recuperare aree abbandonate e quindi va a ricostruire delle comunità. Questo ci sembra particolarmente importante per le aree interne, perché vediamo come si può effettuare un'operazione di inclusione sociale in aree abbandonate con lo strumento finanziario del microcredito. Alcune precisazioni. Generalmente comuni, regioni o altri enti predispongono dei progetti dove loro direttamente finanziano le start-up che vengono generate. È chiaro che manca in molti casi tutto il supporto precedente e successivo al finanziamento e quindi vediamo dei tassi di mortalità molto elevati. Un altro elemento importante è l'effetto leva, ossia immaginate un ente che abbia a disposizione 50.000 euro per un'iniziativa di microcredito, alla fine riesce a finanziare nel migliore dei casi uno, forse due potenziali imprenditori. Con un bando dove una commissione valuta più o meno le caratteristiche, distribuisce questi fondi ai due fortunati e poi si spera che le cose funzionino. Ci sembra più opportuno, a prescindere dal soggetto che voi vorrete, a prescindere dal soggetto con il quale vorrete poi lavorare, andare a individuare invece dei soggetti che sono in grado di costruire dei percorsi di accompagnamento di costi inferiori rispetto ai 50.000 euro descritti prima, di 10-15.000 euro, dove possono formare e selezionare 5, 10, forse 6 potenziali imprenditori che possono chiedere il microcredito. Quindi si spende un terzo, si formano non due persone, se ne formano 6, che vengono finanziate direttamente dal circuito bancario. E quindi, considerando che ogni soggetto può richiedere fino a 40.000 euro in prima battuta, ma può chiedere anche successivi rinnovi, qualora il progetto vada a buon fine, parliamo di movimentare circa 240.000 euro sfruttando il canale bancario, con un investimento in termini di percorsi che può fare direttamente il comune oppure può fare con altri soggetti, che fondamentalmente ha costi tra i 15 e i 20.000 euro. Quindi si spende la metà e si fa 3 volte il lavoro che si farebbe in altro caso. Qual è il trucco? E beh, stiamo usando i soldi delle banche, è tutto lì il trucco. Tenete conto che il prestito ha anche alcuni aspetti importanti in termini di disciplina, ossia va a cadenzare una responsabilità personale nei confronti del progetto e nei confronti del rimborso da effettuare. E quindi, dopo una prima fase dove queste persone imparano un mestiere, ad esempio con imprenditori sociali, possono sviluppare in modo autonomo, con dei programmi di formazione, la richiesta di microcredito presso le singole banche. Come veniva descritto prima, ci sono vari schemi con i quali le banche finanziano il microcredito. Qui forse l'approccio è un po' troppo drastico. Ci sono alcune banche che tutti i servizi ausiliari che abbiamo appena descritto li svolgono in maniera abbastanza contenuta, ossia non si preoccupano di prendere persone in difficoltà, di aiutarle nello scoprire le principali motivazioni, nel mettere a fuoco quali possono essere le loro aspettative, le loro capacità anche di raggiungere quegli obiettivi. Tradurre questo in un business plan, capire la sostenibilità economica. Molte banche non ottengono una marginalità così elevata sul microcredito per poter pensare di predisporre processi di questo tipo. E quindi in molti casi si tratta di credito al consumo, dove esistono delle forme più o meno implicite di garanzia. Altre banche invece attingono da un fondo chiamato Fondo di Medio Credito Centrale, che certamente molti di voi conoscono, che è disposto a coprire l'80% del prestito, del valore del prestito, purché il beneficiario di questo prestito dimostri di aver ottenuto, di aver seguito dei percorsi di accompagnamento, di aver ottenuto sostanzialmente quei servizi ausiliari, che in buona sostanza sono l'essenza del microcredito, sono gli elementi che fanno la differenza tra il microcredito e i piccoli prestiti. Quindi
Generalmente quando parliamo di microcredito ci vengono in mente le banche, il finanziamento, il prestito e così via. In realtà, come abbiamo detto all'inizio di questo intervento, la parte finanziaria è un pezzettino di questo percorso che conclude la costruzione del business plan dopo il percorso personale fatto sui singoli soggetti e di fatto li accompagna anche nelle fasi successive di tutoraggio. Quindi qual è il messaggio? I comuni possono inserire all'interno di progetti di vario tipo questo lievito chiamato microcredito, come sotto forma di progetti di accompagnamento che quindi selezionano le persone, le aiutano, le formano e le rendono in grado di sfruttare appieno le risorse che il microcredito può mettere a disposizione. Quando esiste questo percorso di accompagnamento, l'Ente Nazionale Microcredito, così come il Fondo del Medio Credito Centrale, coprono l'80% dell'esposizione bancaria. È chiaro quindi che le banche, che sono indaffarate in mille altri prodotti e servizi, vedono di buon occhio questa forma di finanziamento perché resta in termini di rischio su di loro solo il 20% dell'importo erogato. Alcuni dicono: ma perché non lo portiamo al 100%? Io su questo non mi trovo molto d'accordo, perché quando il finanziamento è coperto al 100%, la banca la pratica non l'apre proprio. E allora avere questo 20% di rischio che rimane sulla groppa della banca è utile per far sì che anche la banca entri un po' nel merito, dei conti che il percorso di accompagnamento ha fatto per il singolo imprenditore, cioè dà una verifica di fattibilità da un punto di vista bancario, che non si accolla il 100% del rischio, se ne accolla solo il 20%. Abbiamo visto anche con la pandemia come in molti casi il finanziamento pari al 100% o al 110% di particolari progetti crea dei meccanismi particolarmente distorsivi, ossia non si entra più nella valutazione del progetto, ma si innescono altre logiche che non sono sempre logiche virtuose. E quindi il fatto che la banca venga, per così dire, garantita all'80% e non ha quindi la copertura del rimanente 20%, fa sì che anche la banca si avvicini un po' di più a quelle che sono state le logiche del progetto e soprattutto alle capacità del prenditore, in questo caso la persona che ha bisogno di un aiuto per far partire un'attività, le capacità del prenditore nel sostenere quello specifico piano e quindi anche la capacità di rimborso del prestito. Questo viene accompagnato anche da alcuni elementi di educazione finanziaria, perché in alcuni casi i soggetti non bancabili, non lo sono per ragioni anche di carattere personale, quindi non sempre hanno la struttura caratteriale per gestire un finanziamento, un'economia domestica. Immaginate persone che in alcuni casi hanno avuto proprio difficoltà a raggiungere 500-600 euro al mese, quando si trovano immediatamente sul conto corrente 40.000 euro, non è detto che intendano immediatamente investirlo tutto nel progetto e quindi potrebbero farne anche un uso un po' distratto, come dire. E quindi bisogna creargli anche una struttura che sia in grado di capire come gestire un finanziamento alla luce del progetto e come gestire anche le finanze personali. Quindi è un percorso sostanzialmente formativo che avvicina le persone all'imprenditoria con lo strumento del debito. Perché riparliamo nuovamente di social farm? Perché ci sembra che tra le varie attività, quelle di ambito rurale siano forse quelle più semplici o comunque più vicine ad aree abbandonate. È chiaro che chi fa un percorso di formazione, quale quello descritto prima, ad esempio con la Fondazione Gramin, non trova all'interno della Fondazione Gramin le competenze in un caso per le social farms, quindi in ambito rurale, in un altro caso per l'apertura di un negozio, oppure una forma di ristorazione, oppure una società di servizi. E quindi è necessario avere delle specie di incubatori dove le persone si testano anche un minimo in termini di capacità professionali necessarie per sviluppare il modello che abbiamo descritto prima. E le social farms ci sono sembrate sostanzialmente delle buone sperimentazioni, perché aiutiamo persone svantaggiate, generalmente sono in carico alla collettività con varie forme di welfare. Quindi l'imprenditore sociale sta risolvendo anche un problema sociale facendosi carico di persone che hanno le difficoltà descritte sopra. Vengono innestate all'interno di filiere produttive, quindi non è un sussidio che durerà per tutta la vita, al contrario, gli insegniamo a fare qualcosa e glielo spiega chi quelle cose le sa già fare. La finanza mette il pezzettino per potergli rendere possibile un percorso di autonomia imprenditoriale. Tenete conto che in alcuni progetti sociali la parola autonomia è quasi sconosciuta, cioè nel senso si prevede che alcuni soggetti saranno in carico al welfare per sempre, all'infinito,
Infatti, in alcuni casi, alcuni progetti vedono proprio ostacoli in questa dimensione. Ossia, lo scopo del progetto di formazione per il microcredito è rendere queste persone autonome, magari non subito, nel giro di 2 anni, 3 anni, dipende dal tipo di business che intendono intraprendere, però non sono percorsi di sussidio permanente, al contrario, c'è un piano di rimborso, ci sono dei prezzi di vendita, delle quantità ideali che vanno prodotte, vendute, delle modalità con le quali viene gestita tutta l'attività imprenditoriale. E capiamo anche come questo tipo di percorso si inserisca molto bene anche in tanti bandi che vediamo in questi giorni, perché esistono i fondi, esiste la necessità di fare inclusione sociale, di risolvere anche problemi sociali, quali lo spopolamento. Serve uno strumento che metta insieme queste componenti. I fondi possono fare qualcosa, però dare 40.000 euro ad una persona perché ha risposto ad un bando è un po' pochino per essere certi che poi effettivamente si realizzino gli obiettivi visti sopra. Inserirlo in un percorso è molto più responsabilizzante e dà anche una prospettiva che non è quella del sussidio mordi e fuggi, ma è costruire delle professionalità che sono in grado di raggiungere quegli obiettivi di inclusione sociale e anche di ripopolamento di alcune aree. Quindi l'obiettivo del percorso di formazione è quello descritto prima, e il microcredito comprende tutto questo percorso, perché l'obiettivo è sviluppare le persone, non riuscire a portare a casa 30-40 mila euro dal sistema bancario. Esistono banche che invece hanno modelli un po' differenti, non tutte aderiscono all'Ente Nazionale Microcredito, che ha una sua struttura, e quindi anche degli operatori di microcredito, alcuni di voi hanno scritto anche sulla chat. Tenete conto che questa forma di garanzia non è destinata ai soggetti del terzo settore, è destinata però ai soggetti che vengono seguiti dal terzo settore. E quindi con l'Ente Nazionale Microcredito stiamo ragionando se esistono delle modalità dove, pur non prevedendo dei processi di tipo imprenditoriale, fosse possibile con il microcredito finanziare dei processi ulteriori di formazione. Un esempio molto pratico: immaginate una cooperativa sociale che si occupa di formazione per la formazione degli OSS, degli operatori sociosanitari. È chiaro che al termine di questo percorso l'operatore sociosanitario non aprirà un negozio, non avrà un'attività imprenditoriale in senso stretto, in molti casi sarà un dipendente di una casa di cura privata o di un'ASL e così via. Questi processi di formazione hanno dei costi dai 3.000 ai 5.000 euro, in alcuni casi le regioni li finanziano, in altri casi no. Però quando non c'è finanziamento pubblico, sarebbe utile avere una forma di microcredito dove i singoli studenti, per così dire, del corso, partecipanti al corso, ricevono un finanziamento da parte di una banca tramite il microcredito per un importo tra i 6 e 7 mila euro, in modo che possano coprire il corso, i costi del corso e sostenersi anche per il periodo del corso. Perché è abbastanza certo che questo tipo di professionalità sarà in grado di rimborsare il microcredito. Con l'Ente Nazionale del Microcredito stiamo appunto lavorando per capire come il microcredito possa essere utilizzato anche per strumenti di formazione che vanno poi a formare persone che Professore, saranno in grado di poter io operare approfitto di in lei differenti 2 minuti settori, ma come perché qui lavoratore il dipendente. nostro Io amico vi lascio un. tutor del microcredito ci dice che alcuni codici Dica. Ateco del terzo settore sono ammissibili al fondo di garanzia. Sì, esatto. Quindi dipende molto dall'ente del terzo settore. In molti casi l'ente del terzo settore va direttamente col finanziamento bancario. La banca richiede le garanzie e quindi viene chiusa direttamente anche con grandi banche. Andare invece a catturare i singoli soggetti, su quello invece ci sono strumenti specifici. Quindi dipende molto dal singolo individuo. Nel caso fatto prima, il corso poteva essere finanziato dalla banca, dove la banca finanziava l'ente che avrebbe erogato il corso e quindi finanziava 20 borse di studio, 30 borse di studio a seconda del numero di dipendenti. Però la garanzia la offriva l'ente del terzo settore, ossia se l'OSS dopo non ripagava, la banca non poteva parlare con l'OSS, avrebbe dovuto parlare con l'ente del terzo settore che aveva erogato il corso. Mentre il modello che ci piacerebbe implementare è dire ci sono persone che cercano lavoro, c'è carenza ormai strutturale di questi operatori. Selezioniamone alcuni, capiamo quali sono quelli che effettivamente hanno interesse a ricevere una formazione per diventare OSS e poi loro singolarmente attivano un microcredito presso la banca.
La banca può rifarsi sul fondo del Mediocredito Centrale se esistono alcuni presupposti. Qualche mese fa il fondo non garantiva la copertura di spese di formazione e su questo l'Ente Nazionale Microcredito, ricordo che ci stava lavorando, ecco, sembrava una cosa abbastanza fattibile senza dover scomodare altri soggetti differenti dal Mediocredito Centrale nell'offrire queste garanzie. Questo ci sembra una cosa abbastanza praticabile perché la possibilità di rimborso è abbastanza evidente. Cioè, vista la carenza che c'è nel personale, con quota d'ammortamento di 300-400 euro all'anno distribuito su più anni, si riesce a ripagare il corso, preparare delle persone in grado di svolgere questo lavoro, con il vantaggio che coloro che cercano queste professionalità le trovano e coloro che vogliono lavorare sono formati per poter rispondere a questo bisogno. Un esempio di un imprenditore sociale, Francesco Penazzi, che certamente ricorda anche Elena Torri, che è proprio di Lizzano, che ha lavorato con noi sul progetto che descrivevamo prima, con un finanziamento europeo. Alcune persone sono state da lui, dove lui gli ha insegnato un lavoro e loro possono attivare un microcredito per poter poi mettersi in autonomia. Io vi lascerei nella chat un link dove voi potete vedere Perfetto, grazie mille. l'esperienza che è stata fatta Professore, con grazie. il progetto Social Farm presso Lizzano. Proprio un secondo che Infatti, lo grazie per recupero. quello. E Le sembra una frase ho posto fatta, ma devo quest'ultima domanda. scappare a Grazie lezione perché ho mille. lezione all'una e Grazie, quindi professore. devo andare Grazie. con gli studenti. Grazie a voi. Lì trovate il riferimento al progetto e trovate anche i riferimenti della Fondazione Grameen, ma ci sono anche altri soggetti che offrono servizi di questo tipo e anche il comune, se vuole, può strutturarli al proprio interno. Comunque, se avete E necessità, infatti, lì ci sono riferimenti. grazie. Colgo Grazie a voi e l'occasione, grazie Elena, anche ad Elena, con la quale per abbiamo darti la collaborato proprio parola su questo con tema. delle parole chiave Buon che il lavoro, ciao. professor Torluccio ha Dica, dica. evocato, come sono accompagnamento e formazione. E anche nell'introduzione dicevo che con i nostri partner, con Sibater, con i vostri progetti, con le vostre strutture, non erogate solo risorse finanziarie, ma appunto anche accompagnamento e formazione che sono essenziali per l'amministrazione comunale, ma anche per il territorio, per generare iniziative imprenditoriali che, come ricordava il professore, si sostengano dal punto di vista economico nel tempo e non siano solo delle start-up con un alto tasso di mortalità. Grazie, Elena. Grazie, grazie a te Simona. E mi ha fatto fra l'altro molto piacere sentire il professor Torluccio parlare proprio di Lizzano, e cioè il comune nel quale io sono stata sindaco e con cui ho conosciuto la Fondazione Grameen e abbiamo portato avanti delle cose, anche perché probabilmente è un po' anche all'origine di questo progetto che poi assieme al gruppo Unipol e ai consigli regionali Unipol, insomma, un po' alla volta ha preso forma. Quindi vabbè, io procederei, Simona, se sei d'accordo, a fare un po' un quadro generale di quello che è il progetto di Creare, che fra l'altro ci vede tutti i partner, poi per entrare un pochino più nel vivo anche delle riflessioni che stavi facendo. Innanzitutto, perché è nato il progetto Creare, credo che sia importante sottolinearlo, cioè l'Unipol ha questa struttura molto peculiare, che sono i suoi consigli regionali e sono appunto le organizzazioni datoriali sindacali che hanno originariamente sostenuto la nascita di Unipol negli anni 70, oggi allargata a tante altre organizzazioni del mondo del lavoro, ma anche ad associazionismo ambientale culturale. Attraverso questi consigli regionali, formati appunto dalle organizzazioni, ci si è resi conto della necessità di dare particolare attenzione ai territori. Ed è così che negli ultimi anni i consigli regionali hanno scelto di seguire le problematiche legate alle aree interne, scusatemi, sono andata troppo avanti, hanno deciso appunto di dare particolare attenzione alle tematiche legate alle aree interne e alle aree marginali, nel senso che ci si è resi conto che queste aree, se non sono in un qualche modo supportate nelle loro percorsi di sviluppo, hanno poca possibilità di riuscire di fatto a metterli in pratica.
Il tema delle aree interne, in modo particolare, seppur sostenuta dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne e quindi da questa grandissima politica pubblica nata nel 2014 e che ha stanziato per le 72 aree pilota tantissimi fondi, tantissimi finanziamenti, in realtà ha avuto delle difficoltà, ha tuttora delle difficoltà molto grandi nella sua realizzazione. E dalle analisi che sono state fatte, che ritengo che siano conosciute tutte voi, ma insomma mi viene da riproporvele, i motivi di questa debolezza sono sicuramente da riportare alle debolezze delle pubbliche amministrazioni, dei comuni, che sono troppo fragili, troppo Dottoressa piccoli per. Torri, chiedo scusa, le chiediamo la gentilezza di attivare la webcam, grazie. Mi vedete? Chiedo scusa, si è spento tutto. No, appunto, questa difficoltà nella realizzazione delle strategie sui territori interni è data una serie di insomma, situazioni di fatto ormai chiare a tutti, ma che vi ripropongo. Una debolezza delle amministrazioni comunali, che pur avendo la disponibilità di tantissimi fondi, quelli della strategia nazionale, quelli della programmazione regionale, oggi ancora di più quelle che possono arrivare dal PNRR, non hanno le strutture interne, le strutture sufficienti e necessarie a poter agire nella progettazione e nella programmazione. C'è un problema sulle regioni, le regioni anche in tante regioni d'Italia abbiamo riscontrato che non c'è una reale consapevolezza di quello che è il loro ruolo all'interno dei percorsi di sviluppo delle aree interne e abbiamo anche una difficoltà nella relazione con i ministeri e tra i ministeri. A questo punto i consiglieri regionali Unipol, quindi questa grande rete di organizzazioni, ha scelto di dedicarsi alle aree interne, ha accolto che loro stessi, in quanto organizzazioni territoriali, non erano abbastanza forti sui territori e ha deciso così di, dare vita a questo grande progetto che abbiamo definito Creare. Ci siamo avvicinati a tanti altri partner esterni a quelli tradizionali dei CRU e abbiamo insieme cercato di costruire un metodo di lavoro, un metodo che stiamo costruendo giorno per giorno, è una cosa che abbiamo di fatto, non dico inventato, ma cercato di elaborare dal gioco di squadra. E quindi stiamo cercando di costruire un percorso per portare alla definizione di un metodo di lavoro che possa aiutare sia le amministrazioni locali che i territori, attraverso la costruzione di master plan di sviluppo territoriale, cioè dotare gli enti locali, i comuni e le comunità di riferimento a disegnare delle strategie partendo da delle situazioni specifiche, da degli progetti obiettivo, dei progetti base, per poi assieme alle comunità lavorare e trovare, diciamo così, altre chiavi di sviluppo. Quindi Creare in quanto progetto è nato il 15 di marzo del 21, quindi tra poco compiamo un anno. Appunto, come vi dicevo, è nato dalla riflessione dei CRU, ha trovati tanti partner che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa e assieme a questi partner abbiamo costruito dei gruppi di lavoro di natura trasversale e delle progettualità locali. Questi sono i partner che hanno già aderito al protocollo d'intesa, in realtà sono aperte collaborazioni con tante altre istituzioni che si stanno avvicinando a noi e speriamo che nel tempo possano diventare stakeholder e partner a tutti gli effetti. Come potete vedere, abbiamo tutte le organizzazioni che oggi parleranno con voi, perché c'è Sibater e IFEL da una parte, abbiamo COPFOND con il dottor Granero dall'altra, ma anche la Fondazione Gramin con il professor Torluccio. Un po' di quadro per spiegarvi come è organizzato il progetto. Abbiamo una cabina di regia che è composta da tutti gli stakeholder, abbiamo dei gruppi di lavoro dei progetti locali su cui stiamo facendo la sperimentazione. Uno è in Abruzzo, uno è in Molise, uno è sui Nebrodi. Sono progetti decisi dai singoli consiglieri regionali Unipol. Poi abbiamo delle azioni trasversali, cioè dei gruppi di lavoro nazionali che affrontano tematiche che possono essere utili a tutti i territori e fanno delle analisi, delle elaborazioni, costruiscono delle cassette degli attrezzi in un qualche modo. Quindi abbiamo un gruppo che è formazione digitalizzazione, che è proprio la cui responsabilità è data proprio al dottor Granero, un gruppo immobili ed altri asset,
Cerchiamo di dare indicazioni assieme a Sibater, in modo particolare a Simona, di come fare ad utilizzare gli immobili e i terreni pubblici non utilizzati sui comuni. Un gruppo di lavoro che si occupa di community, quindi come si può all'interno di una comunità gestire in quest'ottica dei servizi, e quindi si può parlare di comunità energetiche o tutti i servizi anche di welfare che possono essere gestiti in ottica di comunità, anche attraverso la nascita di cooperative di comunità. Un gruppo di lavoro che si occupa di mobilità sostenibile è un gruppo di lavoro che si occupa in modo particolare di pubblica amministrazione, cioè di individuare e rafforzare e promuovere tutte quelle collaborazioni che possono esserci tra pubblico e privato. In modo particolare, ritornando a quello che diceva prima Simona, abbiamo questo gruppo Formazione e Digitalizzazione, torno qua, che si sta occupando di promuovere due cose: un corso di formazione per manager di territorio, cioè aiutare alcune figure individuate dai territori a crescere nella cultura appunto della gestione di progetti di sviluppo. Quindi abbiamo già formato assieme a Unica Lab 15 risorse nello scorso anno, indicate dai CRU regionali, e altre 15 sono in fase di formazione e sono i punti di riferimento dei progetti che noi abbiamo sui territori. Sempre assieme a questo gruppo di lavoro e a Gianluigi Granero stiamo promuovendo una serie di seminari con particolare di interesse sul PNRR. Come vi dicevo prima, il tema dei finanziamenti oggi in realtà non è tanto quello di individuarli, i finanziamenti anche per i piccoli comuni ci sono, il problema è riuscire a utilizzare, a intercettarli, a pianificare in modo corretto il loro utilizzo. Quindi abbiamo dato via a questa serie di seminari e fra l'altro domani alle 17, faccio un po' di pubblicità, domani dalle 17 alle 19 terremo la seconda puntata, diciamo così, strettamente dedicata alla missione 1 e quindi insomma a tutti i temi legati alla missione 1 e quindi insomma può essere un'ulteriore occasione per approfondire assieme a noi. Vi do due numeri: 17 stakeholder di progetto che hanno sottoscritto il protocollo, ci sono 8 gruppi di lavoro, più di 100 persone coinvolte nei gruppi di lavoro, tante riunioni, 30 le abbiamo contate, 3 riunioni della cabina di regia e tanti territori che oggi sono sotto, diciamo così, osservazione per diventare nuovi territori pilota. Io qui un po' un resoconto di quelle che sono le attività dei gruppi, non vi voglio tediare, c'è però un punto importante in comune fra tutto quanto, che è il gioco di squadra, è il cercare di mettere insieme le esigenze di una comunità, le esigenze di un territorio, con la volontà della pubblica amministrazione di confrontarsi con un partenariato ampio e cercare di individuare insieme quelle che possono essere le linee di sviluppo. Sui Nebrodi in Sicilia stiamo promuovendo una cooperativa di ragazzi che si occuperanno di ospitalità diffusa, ma come spiegavo inizialmente, è soltanto il primo punto attorno al quale attorno al quale poi costruire quel master plan di sviluppo territoriale assieme al territorio che può dare davvero nuova energia. Ed è qui che si innesca un po' anche la riflessione che facevamo prima con il professor Torluccio. In un territorio ci possono essere n occasioni, n spazi per costruire sviluppo, da progetti grandi sui quali ci possono essere determinate situazioni, a progetti magari più piccoli di social far, come diceva il professor Terluccio, dove il microcredito può essere assolutamente importante. Grazie Io mi fermerei, mille, anzi Simona, grazie di esserti non vorrei fermata rubare con troppo noi, tempo, nel so che senso. anche tu avevi qualche problema. Elena, appunto, Non c'è in problema. piena sintonia, ormai lavoriamo insieme da più di un anno, anche lei ha citato degli elementi chiave, ma ritorna il tema del supporto al territorio inteso come attori locali e come amministrazioni. Banalmente, la norma che istituiva la Banca delle Terre Comunali era rimasta inattuata finché non è stato attivato il supporto ai comuni. E in questa esperienza, che ormai va oltre i 2 anni di Sibater, tra
tra gli strumenti che hanno attirato più l'attenzione delle amministrazioni comunali dei territori e la nostra attenzione che stiamo cercando di stimolare, ci sono l'istituto della coprogettazione da un lato, l'impresa in forma cooperativa dall'altro, e con Gianluigi Granero approfondiremo appunto il ruolo di Possibile di Coop Fondo come partner nelle strategie di sviluppo locale che insieme a Creare e ad altri partner di progetto stiamo accompagnando i comuni a disegnare, e dei possibili strumenti da mettere in campo a sostegno di queste strategie da realizzare rigorosamente in partenariato pubblico-privato. Grazie Elena. Ciao. Grazie mille. Grazie Simona, grazie a tutti per l'invito. Diciamo il punto che la dottoressa Elmo preannunciava nella sua introduzione è mettere insieme una serie di strumenti a fianco a quello importante del microcredito che abbiamo visto per promuovere politiche di sviluppo locale. In una mia, diciamo, presentazione, spero breve, vorrei provare a capire se Coop Fondo può essere uno di questi partner, di questi strumenti, insomma, che in qualche modo possono essere al fianco delle amministrazioni che promuovono sviluppo locale. Presentando in modo molto sintetico, la forma cooperativa e perché riteniamo che la forma cooperativa sia particolarmente adatta per queste strategie, e ovviamente chi è e che cosa fa Coop Fondo per poter supportarne lo sviluppo e quindi attraverso lo sviluppo della forma cooperativa lo sviluppo dei territori. Innanzitutto la forma cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni. Qui ci sono due elementi su cui mi soffermo brevemente. Intanto le persone. Io credo che la platea, essendo soprattutto fatta da amministratori locali, sia chiaro a tutti, come la dottoressa Elmo diceva all'inizio, che non è sufficiente avere degli asset materiali per promuovere sviluppo. L'asset più importante di tutti sono proprio le persone, che si mettono in moto per realizzare i loro progetti e i percorsi di sviluppo. Nel caso dell'impresa cooperativa, l'obiettivo è proprio la soddisfazione, dei bisogni, associandosi con altri per averne la soddisfazione, e quindi l'obiettivo non è il profitto. Quindi qui faccio un passo indietro e ridico una cosa, che può sembrare ovvia, ma che per chi come noi di mestiere fa la promozione di impresa cooperativa ci si rende conto quotidianamente che ovvia non è. La cooperativa è un'impresa, innanzitutto, che ha obiettivi diversi da quelli, diciamo, delle forme ordinarie di impresa, ma è un'impresa che deve rispondere quindi all'obiettivo della redditività, e diciamo dell'equilibrio economico delle proprie attività per raggiungere obiettivi che in questo caso sono di natura sociale. Qui vedete che in questa diapositiva ho riportato i principi a cui la cooperazione si rifà. Qui è riportata la data in cui sono stati aggiornati, ma in realtà i principi della cooperazione sono sostanzialmente immutati dal 1844, quando è nata, e vedete che ve ne sono due in particolare che mi piace sottolineare a seguito anche degli interventi che abbiamo visto: l'educazione, la formazione e l'informazione, perché la forma cooperativa punta all'emancipazione delle persone e dei propri soci, e poi il settimo, l'interesse verso la comunità, che è la ragione per cui, e torno da dove sono partito, riteniamo che la forma cooperativa sia particolarmente adatta per sostenere, non da solo ovviamente, ma in un contesto di politiche più ampie e anche insieme alle altre forme di impresa, lo sviluppo, diciamo, locale, dei nostri territori. Ma veniamo quindi a chi siamo e che cosa facciamo noi, perché spesso lo diamo per scontato, ma credo che scontato non sia. Coop Fondo è un fondo mutualistico che è costituito ai sensi della legge 59 del 92, e che nel caso nostro non siamo l'unico
fondo istituito dalla legge, essendo il nostro quello di Legacoop, ha come socio unico Legacoop. È costituito in forma di SPA, ma come veniva ricordato già in apertura, non ha scopo di lucro. Poi veniamo alle cose che facciamo, anche se molto rapidamente. Mi piace sottolineare soprattutto come si costituiscono le risorse del fondo. Prevalentemente, anche se non esclusivamente, le risorse del fondo sono date dall'accumulazione del 3% degli utili che le cooperative sono obbligate ogni anno a devolvere al proprio fondo di riferimento. Qualora non aderiscano a nessuna centrale cooperativa, esiste ovviamente un fondo di natura pubblica. Qui solo per darvi conto del fatto non solo che il fondo ha funzionato, nel senso che c'è stato un effetto di accumulazione nel tempo, ma ha funzionato anche perché il patrimonio è rimasto consistente, nonostante la parziale erogazione di contributi a fondo perduto e ovviamente nonostante le inevitabili perdite che nel tempo ci sono state. Questo dà conto a oggi di una consistenza di circa 500 milioni di euro. Nell'ultimo esercizio abbiamo investito a supporto dello sviluppo del movimento cooperativo italiano circa 30 milioni di euro. Prevalentemente, quali sono le azioni? Qui non entro nel dettaglio, mi interessa che voi sappiate quali possono essere gli strumenti da attivare. Poi, nell'eventualità, diciamo, ci sia qualche percorso di sviluppo che pensate sia possibile attivare anche attraverso la forma cooperativa, ovviamente siamo disponibili e interessati a sederci al tavolo con voi fin dalle fasi di studio, diciamo, del percorso di sviluppo del territorio. Dicevo, ma le forme prevalenti, senza scendere troppo nel dettaglio, sono quella della partecipazione nel capitale delle imprese cooperative, sia nella loro fase eventualmente nascente di start-up, come si usa dire oggi, sia eventualmente in una loro fase di consolidamento e sviluppo, nel momento in cui devono affrontare fasi, di investimento o addirittura di fusione tra cooperative. L'altra misura, quella più simile a quella creditizia, diciamo un'attività di finanziamento. Ora non scendo nel dettaglio delle altre misure, vi accenno a un paio dei progetti che all'interno, diciamo, di Coop Fund si sono sviluppati negli anni. Uno in particolare è un progetto di promozione cooperativa che si chiama Coop Startup. Qui vedete alcuni numeri che riporto sulla consistenza del progetto negli anni, ma mi soffermo invece un attimo perché mi sembra importante rispetto alle cose che sono state dette prima di me, sulla metodologia. Il progetto Coop Startup promuove nuova impresa cooperativa, ma con un percorso che è sostanzialmente di accompagnamento, simile a quello che vi è stato descritto. Noi facciamo una call for ideas a cui segue un percorso formativo anche abbastanza lungo. Dopodiché, diciamo così, i partecipanti alla call affrontano una selezione sulla base, diciamo così, della consistenza del loro progetto imprenditoriale e quindi accedono a una successiva fase e a dei premi che vengono messi in campo esclusivamente qualora il business plan, in sostanza, secondo la commissione di valutazione, venga considerato sostenibile. A quel punto riceve dei contributi, dei finanziamenti anche a fondo perduto da parte di Coop Fund e un ulteriore percorso di accompagnamento che dura anche dopo la costituzione della cooperativa. Devo dirvi che questo è spesso, diciamo così, una caratteristica del modello cooperativo. In qualche modo le centrali cooperative svolgono naturalmente per quel sistema di principi a cui fanno riferimento e che vi facevo vedere in apertura una funzione di incubatore e acceleratore diffuso. Qui, dentro il progetto Coop Startup, lo abbiamo particolarmente sistematizzato, gli abbiamo dato forza, strumenti anche di natura finanziaria. Faccio poi riferimento, solo a titolo d'esempio, a un'altra misura che abbiamo messo in atto, sostanzialmente di microcredito, anche se qualcuno, diciamo, degli specialisti potrebbe da questo punto di vista un pochino correggermi. Insomma, abbiamo fatto all'inizio, purtroppo, del periodo del lockdown per il Covid nel 2019,
abbiamo adottato alcune misure di supporto alla liquidità per le microimprese, per le microimprese cooperative, facendo riferimento alle garanzie pubbliche ove era possibile, ma anche, diciamo così, facendoci carico della mancanza di garanzie quando l'impresa non poteva usufruirne. Questo per dirvi nella sostanza che quindi il fondo ha una serie di possibilità di intervento, alcuni di natura anche importante, perché quando entriamo nel capitale di cooperative grandi e significative, magari rientriamo con alcune centinaia di migliaia di euro, e altre invece molto piccole, come l'esempio che vi ho dato, ma che sostanzialmente possono essere un pezzettino della struttura di sviluppo del vostro territorio, che qualora fosse necessario, noi siamo disponibili e interessati a vedere insieme a voi, così come stiamo facendo col progetto Sibater, per cercare di accompagnare dei giovani, diciamo così, alla riconquista della gestione dei territori abbandonati sotto forma di cooperazione agricola e cooperazione di comunità. Grazie Gianluigi, grazie. Avete visto come le connessioni con la rete di partners Sibater e gli interventi che realizziamo sul territorio sono veramente molto naturali. Io dai colleghi vedo che non ci sono altre domande. Non so se Anna, Silvia ci confermano. In questo caso penso che possiamo salutare i relatori, rinnovo i ringraziamenti. Scusate, mi dicono che non avevo attivato la videocamera. Rinnovo i ringraziamenti ai relatori, ai partecipanti. Vi ricordo il secondo webinar che calendarizzeremo veramente a breve. Nel secondo webinar, nel quadro generale che hanno fatto i nostri relatori, avremo il piacere di raccontarvi delle esperienze concrete di fondi di microcredito o di misure di microcredito attivate con soggetti promotori, i comuni o i comuni e le regioni. Abbiamo già individuato un paio di esperienze molto rilevanti. Spero, credo che le indicazioni date dai nostri partners di progetto rispetto alle opportunità già adesso accessibili e sulle quali si può già ragionare fin da subito siano state interessanti per gli amministratori, ma anche per eventuali stakeholders e operatori locali che hanno partecipato al webinar di oggi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento sul microcredito. Grazie ai colleghi.